Allenato più di 500, ha arbitrato più di 500 partite in Serie A, un numero indeterminato veramente. Segnare le manifestazioni internazionali in cui ha arbitrato ai massimi livelli, a livello di Final Four, di campionati del mondo, di Olimpiadi, ha fatto due volte le Olimpiadi, in una di queste ha allenato anche la finale. Arbitrato, io ti continuo a dire allenato, sei un mezzo allenato. Di allenare, mi permetto. Ma ha arbitrato la finale. No. È sbagliato quello che mi hanno detto. Semifinale, benissimo. Indicazioni come al solito, diceva il mio vecchio maestro Blasone, poche notizie, spesso confuse e sbagliate. Va bene, ho sbagliato. Però la cosa che mi fa piacere, dall'anno scorso è stato chiamato in federazione come commissioner, quindi con poteri assoluti, per riorganizzare il settore arbitrale. Io vi dico che lo conoscevo già dagli anni passati, ci sto lavorando da circa un annetto, poco meno, e c'è una disponibilità e una collaborazione veramente notevole. E io sostengo che sia importante che anche noi diamo questa collaborazione, partendo dal basso. Questo è un dovere per quelli che allenano a livello giovanile, perché se noi cominciamo da quando sono bambini a insegnare a contestare tutto e tutti, diventa un grande problema, è impossibile arbitrare, come è impossibile poi che i ragazzi crescano diversamente. E questa è una delle missioni che abbiamo noi, perché come allenatori dobbiamo insegnare il rispetto delle regole. Loro si preoccupano, e io so come Gigi lavora su questo, di cercare di insegnare il miglior modo non solo di arbitrare ma di comportarsi ai giovani arbitri, così noi dobbiamo insegnare la stessa cosa. La prima parte dell'intervento di oggi di Gigi sarà proprio su questo, e poi parlerà di alcuni aspetti tecnici, qualcuno particolarmente interessante che lui mi dice: ma è sempre esistito il regolamento? Come al solito noi conosciamo il regolamento così e così, e invece è importante conoscerlo bene per poi non trovarci in difficoltà. Gigi La Monica. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito Roberto. Come al solito partecipare a questi clinic è veramente utile per noi arbitri di qualsiasi livello. Io adesso mi rivolgo ai nostri ragazzi. Non so se vi siete annoiati a vedere quello che è successo fino adesso. Io no, io ho imparato. Il primo messaggio che vi vorrei inviare è questo, perché io sono arrivato, come ha detto Roberto, un anno fa, e purtroppo ho trovato degli arbitri che in campo camminano. Allora mi viene da pensare, non so se avete visto la lezione che ha fatto Matteo, e quindi la domanda mi viene spontanea: come facciamo noi arbitri a non essere atleti? Come facciamo non arbitri a venire in campo e arbitrare giocatori che fanno questi esercizi dalla mattina alla sera, che vanno 5 volte più veloci di noi, e noi continuiamo a camminare nel campo? Quindi io vi pregherei di allenarvi, ma non allenarvi solamente dal punto di vista fisico, il che vuol dire andare in palestra. Adesso seguiamo la moda degli arbitri dell'NBA, degli arbitri di Eurolega, e poi invece in mezzo al campo abbiamo degli atleti che anche loro fanno pesi, ma che vanno a 100 all'ora, e questo ci crea dei grandissimi problemi nel campo, perché come voi ben sapete e come sanno anche gli allenatori, per noi è fondamentale avere degli angoli nel campo. Per noi è fondamentale arbitrare gli spazi tra i giocatori, e quindi se non corriamo diventa difficile. Io prenderei un po' di spunti da quella lezione di Matteo e inizierei a modificare il nostro metodo di allenamento, perché dobbiamo andare sempre dietro al gioco,
e ci stiamo rendendo conto che i giocatori con un campo sempre uguale di dimensioni sono sempre più grandi e sempre più veloci. E siccome questa gente qui, dico, gli allenatori, i preparatori atletici non si fermano mai di inventare cose nuove, non potremo dire che siamo arrivati al massimo della velocità, continuando ad andare sempre più veloce, e noi dobbiamo essere veloci non come loro, ma la distanza tra noi e loro deve rimanere invariata. Se ci possiamo avvicinare sarebbe molto meglio, prima cosa. Seconda cosa, prendo spunto dalla lezione di Walter. È iniziato come un gioco, uno contro uno, uno, due, tre, poi quattro, poi cinque, poi la difesa. Allora vi chiedo, avete assistito a questa lezione come spettatori, come allenatori o come arbitri? Scioccati, vero? Bene, io l'ho assistita come arbitro e ogni volta che veniva aggiunto una variabile, io ho arbitrato. E ho iniziato, quante volte ho valutato il piede perno del giocatore che aveva la palla, quante volte ho valutato la partenza, quante volte lui ha fatto passi, quante volte lui ha usato il passo zero. Quando ho iniziato a fare i blocchi, quante volte hanno creato delle situazioni che a noi ci mettono in difficoltà. Allora vi chiedo, anzi vi prego, ogni volta che avete la possibilità, arbitrate la partita. È come se oggi voi aveste fatto un clinic e aveste arbitrato una partita. Da uno di questi clinic ho imparato che un giocatore, per fare un movimento corretto, lo deve fare 10.000 volte sbagliato. Poi inizia ad assumere, per esempio per un tiro, il giusto angolo del gomito, del polso, il rilascio, la frustata, 10.000 volte. E ogni volta che sbaglia deve tornare indietro. È così anche per noi. Noi abbiamo scoperto arbitri nazionali che non sanno riconoscere il piede perno. E non è che l'abbiamo scoperto noi, ce l'hanno fatto scoprire loro. Perché quando andiamo a vedere le partite, ci rendiamo conto che e non fischiamo. E questi sì, giustamente, perché loro glielo fanno fare 10.000 volte, 10.000 volte così, e glielo fanno fare stessa mano, stesso piede, e noi questo fischiamo passi, siccome non l'abbiamo visto più, perché gli fischiamo sempre passi e loro non lo insegnano più, sbagliamo 1.000 volte su 1.000. Quindi, altro consiglio, andate a vedere gli allenamenti. Quando mi chiedono, ma come hai fatto ad arbitrare quello che ho arbitrato? Ci sono riuscito andando ad allenarmi più di quanto arbitravo quando ero giovane. Io ho smesso di giocare a 16 anni e quell'anno la mia squadra in tutto l'anno aveva giocato 6 partite e io ne avevo arbitrati 50. Allora ho preferito continuare ad arbitrare. Ma quell'anno avevo arbitrato 30 partite amichevoli di una squadra di Serie B che giocava a Pescara, dove giocava mio fratello, l'allenatore mi veniva a prendere per un orecchio e mi portava nel campo. Quello è stato il motivo per cui io poi sono diventato quello che sono diventato. Se noi pensiamo solo di arbitrare, non è sufficiente. Ci dobbiamo andare a allenare. Dobbiamo andare a chiedere a loro cosa fanno. Perché prima abbiamo visto quello di tutto il circo che ha inventato Walter stamattina. Così, bam bam. Loro lo fanno tutte le settimane. E se noi ci andiamo una volta e ci chiediamo posso venire a fare il 5 contro 5 di fine allenamento, vale molto più quel quarto d'ora che 3 partite arbitrate di campionato. Quindi per favore
vestiamoci un po' di umiltà e chiediamo aiuto. Loro ce lo daranno sicuro, ed è questo che stiamo cercando di fare con Roberto da luglio dell'anno scorso. La pallacanestro è una sola, non esiste la pallacanestro degli arbitri o la pallacanestro dei giocatori o la pallacanestro degli allenatori, esiste una pallacanestro, e se noi non ci mettiamo al loro servizio la pallacanestro rimarrà sempre la stessa, perché una cosa che ci siamo detti io e Roberto è: se vogliamo dei giocatori migliori dobbiamo iniziare ad arbitrare tutto da quando hanno 13 anni. Tutto vuol dire tutte le violazioni di passi, anche se la partita è, il risultato è 101 a 25. Noi dobbiamo insegnare ai giocatori quello che è legale e quello che è illegale, e questo è compito nostro, non è degli allenatori. Perché dovete sapere una cosa: ogni volta che esce un'interpretazione nuova, ogni volta che esce una regola nuova, loro ci impiegano 15 giorni, fatta la legge, trovata l'inganno. E sta a noi riportarli sulla retta via. Altra cosa che, e questo purtroppo dipende anche dal miglioramento dei giocatori dal punto di vista fisico, le nostre partite sono sempre più, soprattutto dove c'è l'arbitraggio in doppio, sono sempre più fisiche, sempre di più. Più si sale di livello e più diventano fisiche. Io ieri sono stato a Ferrara a vedere le partite di finale, e il campionato di Serie B è quello che ci ha messo più in difficoltà quest'anno, perché i nostri giocatori e i nostri allenatori hanno capito che noi siamo in forte difficoltà perché non abbiamo il terzo arbitro, e lì ci stanno mettendo il coltello. Allora io vi chiedo: se noi facciamo rispettare il regolamento sui contatti da quando i ragazzi sono così, probabilmente fra 10 anni, perché questo è il tempo che passa, probabilmente vedremo dei giocatori che difendono meglio. E questo ce lo chiedono loro, perché loro passano settimane, mesi, anni a insegnare il regolamento come va fatto. Quindi la nostra richiesta a voi arbitri è: da oggi in poi nelle partite giovanili si deve fischiare tutto. Durano 3 ore, se gli allenatori si stancheranno dopo un po' dureranno di meno, anche i giocatori vorranno giocare, quindi saranno costretti a giocare nelle regole. La cosa invece che volevo dirvi insieme a Roberto è questa: a voi allenatori, noi abbiamo un grandissimo problema di reclutamento con gli arbitri, non è la sede adatta questa, però visto che ci troviamo vi diciamo e vi chiediamo: i nostri arbitri che arbitrano giovanili molte volte sono ragazzi giovani, forse hanno la stessa età dei vostri giovani, dei vostri giocatori. Vi assicuro, perché ci sono passato anch'io, io ho iniziato a 13 anni, che più si mette pressione a un arbitro e più quest'arbitro sbaglia. Vedo molta gente che fa così e sono molto contento. Mi piacerebbe vederla anche sul campo. Mi piacerebbe veramente, perché siamo tutti bravi a dirlo adesso. Poi però, quando il risultato è 55 a 54 e noi sbagliamo un fischio, non è la stessa reazione. Mi piacerebbe vedere la reazione che avete con un vostro giocatore che sbaglia un tiro libero sul 55 e 54. Non ho mai sentito una parola cattiva. Oppure sbaglia un contropiede sul 55 e 54. La vostra reazione è: bravo, torna in difesa, vai a difendere, bravo, bravo. Non vogliamo questo. Però pensate a quanto tempo
noi del CIA passiamo a insegnare agli arbitri a sbagliare di meno, perché noi arbitri non avremo mai una prestazione perfetta, impossibile. Vi faccio un esempio. Col triplo arbitraggio un arbitro prende 900-1000 decisioni. Uno dice, sembra un po' troppo. Benissimo. Abbiamo visto qui prima, ogni volta che io passo la palla, che un giocatore passa la palla, io devo valutare qual è il suo piede perno, se lo stacca prima di palleggiare, se quando fa un blocco è fermo. Un'azione a canestro sono 8-9 decisioni. Non ne sbagliamo 20? 25? Se io fossi un giocatore, con queste statistiche, giocare nell'NBA, noi cerchiamo, e lo sappiamo, noi siamo consapevoli che sbagliamo tanto. Il nostro compito è cercare di farli sbagliare di meno. Ma il nostro compito è anche spiegare a voi che abbiamo bisogno del vostro aiuto. Noi abbiamo bisogno che quando un arbitro sbaglia, qualcuno gli dica, e chi meglio di voi, gli faccia una domanda, non gli faccia un'affermazione. Noi all'affermazione abbiamo dato questo diktat. A un'affermazione gli arbitri non rispondono, a una domanda devono rispondere. Perché se mi si dice quello è fallo, non si può rispondere. Arbitro, ma perché hai fischiato fallo? Io ho visto che non c'è stato il tocco e noi ti possiamo spiegare quello che è. Se sono ragazzi di 15 anni, 16 anni, 17 anni, 18, adesso anche forse 20, 21, 22, perché sappiamo tutti come sono le nuove generazioni, probabilmente non vi rispondono, perché non sanno che dirvi. Se noi li aggrediamo, se noi gli parliamo, lasciateli arbitrare, lasciateli sbagliare. Perdete una partita? Lo capisco. Ma noi perdiamo un arbitro, perché quell'arbitro va via. L'altra cosa che vi chiedo è questa. Soprattutto in quelle società dove ci sono tanti ragazzi. Se voi a quei ragazzi che magari non diventeranno mai dei campioni, suggeritegli di venire a fare l'arbitro. Fatelo sapere ai comitati regionali. Noi vi manderemo un formatore del CIA a parlare con loro. Noi abbiamo bisogno di ex giocatori o di giocatori che stanno facendo il percorso per diventare magari giocatori di terza divisione. Noi impieghiamo 6, 7, 8 anni a spiegare quello che Walter ha fatto vedere qui, fargli capire che cosa stanno facendo. E non siamo neanche capaci, perché i risultati li vediamo tutte le settimane sui campi di Serie A, A2, B, C Gold, C Silver e Serie D. Se ci aiutate a trovare dei ragazzi che probabilmente non diventeranno mai dei campioni e voi siete i primi a saperlo, perché li allenate tutti i giorni, proponetegli di venire a fare l'arbitro. Questo esula dal clinic, scusa Roberto, ma mi sto prendendo questo spazio per accelerare i tempi. Ne abbiamo bisogno come l'aria che respiriamo. Noi avere un arbitro che sappia riconoscere qual è il piede perno ci fa risparmiare 3-4 anni di tempo. Gli argomenti che volevo parlare oggi sono esattamente quelli del regolamento. Un po' per ricordarcelo noi, perché va sempre bene, e un po' per spingervi, a voi allenatori, a capire quanto è difficile il nostro lavoro. Non mi ricordo in quale dei clinic che abbiamo fatto quest'anno ci sono stati allenatori di alto livello che quando noi spiegavamo spazio-tempo ci hanno detto spazio-tempo. Eppure per noi è importante, è fondamentale.
L'anno scorso abbiamo fatto un camp a Valencia dove c'era una Summer League ed erano quasi tutti americani. È stato difficile spiegare il spazio-tempo perché loro questa regola non ce l'hanno. E purtroppo, fino a quando invece il regolamento FIBA la prevede, per noi è un grande problema, perché questa regola non è molto chiara, perché non ci dà delle direttive certe, ma va a interpretazione. Perché come faccio io ad applicare la regola dello spazio-tempo di un passo, due passi, a seconda della velocità del giocatore, quando stamattina abbiamo visto che loro passano mesi a insegnare ai vostri giocatori di essere 10 millesimi più veloci. Per noi è un grandissimo problema e quindi noi dobbiamo tornare a quello che dice il regolamento. Poi lo applicheremo male, questo è sicuro, però noi la regola non la possiamo cambiare. Ultimamente abbiamo fatto un incontro con Marco, c'era anche lui, e lui mi ha detto: ma io non lo faccio, spazio-tempo non mi interessa. Ma quello è il suo lavoro, è giusto, è giustissimo. Siamo noi che dobbiamo vigilare e valutare se il regolamento è applicato o non applicato ai giocatori, non è compito suo. Lui è logico che deve fare un canestro più dell'avversario per vincere, ed è logico che deve fare un canestro di più l'avversario se vuole mantenere il suo posto di lavoro, e noi siamo qui per far applicare il regolamento. Molte volte il regolamento viene cambiato perché voi allenatori trovate un buco, un bug. Vi faccio un esempio: alcuni anni fa fu cambiata la regola del fallo tecnico, mi sembra. È una partita in Turchia dove prima il fallo tecnico era due tiri e palla al lato, cioè una cosa addirittura anacronistica, visto quello che succede adesso. Quindi quando poi hanno tolto il possesso di palla, è passati 15 giorni, e in Turchia si sono inventati questo. Una partita che una squadra perdeva di 7 punti, questo giocatore in attacco prende la palla, boom, da un calcio, la palla va in tribuna, fallo tecnico, due tiri. Sbagliano i due tiri, vengono di qua, canestro da 3, boom, fallo tecnico. E così una serie di cose, quindi hanno dovuto cambiare la regola. Poi è logico che non si può... Adesso le partite sono 2 ore, 2 ore e un quarto, in Serie A con l'instant replay 2 ore e 20, quindi non dobbiamo accelerare i tempi, non lo sappiamo, però noi siamo ben contenti che voi studiate il regolamento per fregare noi, perché ci costringete a saperlo a memoria. Quello che io chiedo ai nostri ragazzi invece è: il regolamento certo che va studiato a memoria, ma poi ci vuole il campo, e per applicarlo sul campo occorre che andate a vedere una lezione di Walter, di Marco, di Lele e di tutti gli altri, perché se arbitriamo solo col regolamento facciamo danno. Quindi per favore la mia preghiera a voi è: cercate di avere un rapporto con gli allenatori il più frequente possibile, che non vuol dire dare l'autorizzazione a loro a parlare 100 volte durante la partita, perché voi siete qui per arbitrare. Però se la domanda arriva a palla morta, è una domanda civile, è una domanda a cui si può rispondere con una frase, qualche volta anche forse ho sbagliato, una volta in una partita si può dire. Allora, iniziamo la prima cosa di cui vorrei parlare è la posizione legale di difesa, che molti di noi arbitri e probabilmente anche molti allenatori conoscono fino a un certo punto, nel senso si ferma a un certo punto.
La posizione legale di difesa, mi servono due ragazzi, per favore. Due. Allora, lui è il difensore e lui è l'attaccante, ok? Posizione legale di difesa vuol dire che prima cosa il giocatore difensore deve fronteggiare l'attaccante. Quindi vuol dire che se io sono qui, non lo fronteggio, questo giocatore per me non è in posizione legale di difesa. Quindi se lui entra, facciamo piano, se lui entra e questo si avvicina, fino a qui lui non ha la posizione legale di difesa. Quindi adesso può fare qualsiasi cosa, ossia mi posso mettere qui così, ma se io non ho la posizione legale di difesa davanti a lui, se c'è un contatto, lui è il responsabile. Molte volte noi abbiamo difficoltà a riconoscere che il giocatore abbia la posizione legale di difesa, perché non lo arbitriamo. Uno dei nostri fondamentali è arbitrare la difesa. Ok? Oltre a fronteggiare, deve avere entrambi i piedi sul terreno di gioco. Quindi, se io sono, alzo un piede, così, la posizione della difesa non è legale. Questo vuol dire che quando io metto il piede per terra, lo fronteggio e sono davanti a lui, se c'è un contatto è lui il responsabile. Logicamente è facilissimo da dire così. Poi però c'è la realtà. C'è la realtà che questo qui è un centometrista, lui è bravissimo a fare gli scivolamenti e quindi sta a noi decidere cosa è legale e non è legale. Se noi arbitri non arbitriamo la difesa, non saremo mai capaci di valutare questo contatto. Quindi io sono l'arbitro coda, in queste situazioni l'arbitro coda si deve mettere qui e deve guardare il difensore fino a quando non assume la posizione legale di difesa, ossia due piedi sul terreno, fronteggio il portatore di palla e sono fermo. Posso in questa situazione indietreggiare e quindi se c'è un contatto, scusate se vi uso, se c'è adesso un contatto così è lui il responsabile, oppure lo posso fare lateralmente, a destra o a sinistra. Quindi se lui cerca di cambiare direzione io posso farlo. Per fare questo movimento posso per un attimo staccare un piede e fare questo, staccare un piede e fare questo. Il problema è che il regolamento dice un attimo. L'attimo mio non è l'attimo di Roberto. Però è chiaro che un attimo non può essere così. Non può essere così. L'attimo è. E per questo ci pensa Panichi. Ok? Ma soprattutto, e si vede molto spesso, perché sul regolamento c'è scritto che se il contatto dell'attacco è sul torso, il responsabile è l'attacco. Allora che succede? Provo ad andare. Che io faccio hop, il contatto è sul torso, i piedi sono in aria e noi arbitri che non guardiamo la difesa fischiamo fallo in attacco. E questo è molto spesso, molto più di quello che potete immaginare. Da qui inizia tutto, dalla posizione legale di difesa, perché poi la posizione legale di difesa la ritroviamo qui quando lui gioca post, ok? La ritroviamo qui quando lui fa un blocco
e io devo giocare contro di lui, la ritroviamo sempre. Quindi poi, una volta che riusciremo a insegnare, o le 10.000 volte che noi diremo ai nostri arbitri: arbitrate la difesa, arbitrate la difesa, arbitrate la difesa, poi iniziano tutte le altre varianti, ossia se lui difende un giocatore con la palla o senza palla. Quando lui ha la palla, grazie, lui può stare il più vicino possibile. E questo è vero, è veramente strano, perché quando lui è così, io credo che nessun allenatore chieda al suo difensore di difendere il più vicino possibile. Sbaglio? Giusto? Mentre se io passo la palla, tutti gli allenatori chiedono di stare così. Giusto? O quasi tutti, o la maggior parte. Quindi, come vedete, la regola la sappiamo tutti, poi però il campo ci dice cosa dobbiamo fare oppure no. Perché? Perché se lui ha la palla e io lo marco così, mi fa un passo e mi batte. Quindi gli devo dare lo spazio, soprattutto se lui è molto veloce e va a finire, non ha una grande percentuale del tiro da tre punti. Ce l'hai vero? Tu ce l'hai. Questo è il problema. Lo sappiamo tutti. Ed è da qui che nasce, perché se io mi metto attaccato a lui, così, non lo posso toccare, anche se lui è fermo. Perché una volta mi sono sentito dire: ma lui è fermo. Io non ho mai visto un giocatore fermo, forse 20 anni fa, quando avevamo un grandissimo atleta che si chiamava Carlton Myers, che è l'unico che correva in tutto il campo, e poi quando prende la palla lui era lui e quattro fermi, oppure come giocava una volta l'NBA. Negli ultimi 10 anni, 15 anni, io non ho visto più un giocatore fermo, fermo. Non so se avete visto prima il tornado che c'era qui, cioè li faceva girare come dei pazzi, sti ragazzi gli veniva il mal di testa, non sta fermo nessuno. Quindi questa regola del giocatore in fermo in movimento la potremmo cancellare dal regolamento, però fino a quando non la cancellano, noi la dobbiamo conoscere e la dobbiamo far applicare ai nostri ragazzi. Quindi, prima cosa, su un giocatore con la palla iniziano poi anche a esserci altri problemi, ossia i famosi cilindri. Una posizione legale di difesa è quando io fronteggio il giocatore, sono posizionato con le gambe all'altezza, alla larghezza delle mie spalle o poco più, che vuol dire così, forse un po' di meno per le mie, forse così, e non così. Perché io così ci posso stare nel campo, ma se c'è un contatto, anche se mi prende nel petto, potremmo fischiare un fallo a questo giocatore. Quindi io posso estendere un braccio, scusa, così facciamo vedere. Io posso estendere il braccio, ma in teoria non lo posso toccare. E poi qui iniziano tutti i problemi. Io lo posso toccare per capire quanto è lontano, ma se questo tocco diventa così, io gli impedisco di muoversi. Se io lo tocco qui, e oggi come oggi un giocatore ha un avambraccio così, lo tocco qui, e se lui vuole venire di qua, mezzo secondo ci basta. Non lo devo più prendere e far vedere a noi arbitri che questo è fallo.
perché io faccio così e lui lo aiuta, mi aiuta. Ok? Quindi un tocco così va bene una volta, ma se io faccio continuamente così, è fallo. E noi chiederemo ai nostri arbitri giovani di fischiare questo come fallo. Del movimento con laterale del giocatore abbiamo parlato. Noi diciamo ai nostri giovani arbitri, se c'è un contatto sul busto, immediatamente guarda i piedi, oppure mettiti a una distanza tale, perché se sei qui o scegli di guardare qui o scegli di guardare qui. Quindi se c'è un fallo a questa altezza e io guardo i piedi, non lo vedo. Quindi la prima cosa che insegniamo è prendi distanza in modo che vedi testa e gambe. Se lui nel muoversi salta e c'è il contatto, noi diciamo di fischiare fallo dalla difesa, perché fallo dalla difesa. Passiamo all'attaccante senza palla. Un attaccante senza palla ha il diritto di muoversi nel campo. Lo dice il regolamento. Quindi io mi muovo, logicamente arriverà un certo punto in cui un giocatore mi difende. Io ho diritto di andare qui, benissimo. Tu ti muovi. Se mi tocca mentre fa questa cosa qui, lui è responsabile del contatto. Non chiederemo ai nostri arbitri di fischiare questo come fallo, perché altrimenti non gioca più nessuno. Però se io sto andando su a fare un blocco, tanto per fare un esempio, qui, perché io ho un giocatore che da 6,25 fa il 40%, da 6,40 fa il 15% e qui fa il 5%, allora il suo allenatore dirà tu spingilo, ma non gli mettere le mani addosso, perché tanto ti fischiano fallo. Allontanano piano piano, come dicono a Napoli, doce doce, piano piano, con una bella spintarella piccola piccola. Questo è fallo. Senza se e senza ma. Mi direte, ma così non gioca nessuno. Mi dispiace, questa è la regola. Soprattutto le giovanili. Ok? Perché se vogliamo evitare il blocco qui, questo giocatore deve arrivare su questa posizione prima dell'attacco. E se sono veloce, io sono veloce, lui mi deve dare un metro, un passo o due passi. Ok? Perché se qua non lo posso fare, devo andare qui a fare il blocco. Come insegnate a lui a fare il blocco? Lo sapete voi. Io vi posso dire cosa dice la regola. Considerando che io lo faccio adesso a 0,01 all'ora e i giocatori lo fanno a una velocità nettamente più alta. Quindi spazio e tempo per un giocatore senza palla purtroppo per noi va applicato. E noi abbiamo visto troppe volte quest'anno, anche a livelli nazionali, quindi parlo di Serie B e di A2 e anche di Serie A, che purtroppo c'è stato un momento in cui sì, ma la palla è lontana. Ieri sera mi sono sentito dire da un mio arbitro il danno tecnico. E gli ho detto, scusa, dove hai letto danno tecnico sul regolamento? Perché io danno tecnico non l'ho letto. Io ho letto solamente contatti legali e illegali. Quindi, danno tecnico, se qualcuno ha detto danno tecnico, cancellatelo dalla mente, non esiste più. Esiste un contatto legale o illegale. Quindi, voi mi dite che questo è un contatto che non mi crea, a lui non gli crea un vantaggio? Certo, se lui mi fa fare questo.
questo movimento qui per andare a bloccare e quello sta palleggiando perché sta aspettando il che arriva il bloccante. E qui il danno. Questo è il danno. Ma non è a priori. Ok? Ci sono domande? Pino, niente tu. Passiamo a un altro grande problema che abbiamo. Blocchi. E qui già dal regolamento ci sono due categorie, legale e illegale. Legale quando il giocatore che porta il blocco è fermo nel suo cilindro e con i piedi sul terreno, con la posizione legale. La posizione legale è due piedi, larghi come le spalle, le braccia dentro il cilindro, la punta dei piedi fino al soffitto, la punta del bacino posteriore e il lato, così. Quindi blocchi così sono illegali. Blocchi così sono illegali. Blocchi così sono illegali. Blocchi così in movimento sono illegali, anche se arrivo un attimo prima. Anche in questa situazione il bloccante deve rispettare spazio e tempo, ossia se io sto passando, come ha fatto vedere prima Walter, blocco e riblocco, che è la cosa più pericolosa per noi arbitri, perché blocco forse lo fa bene. Il riblocco, così, quante volte avete, voi arbitri, quante volte avete contato su questa situazione qui prima, quante volte il palleggiatore è partito prima che arrivasse il riblocco? Sempre. Ma non perché lo poteva fare, non c'era difesa, non c'era problema. Ma io mi sono allenato a vedere questa cosa qui. Quindi vi prego di allenarvi su questa cosa qui. Perché quando io faccio il riblocco, lo devo fare meglio del primo. Per loro è una cosa normale. Per noi deve diventare normale che quando un giocatore va a fare il primo blocco, passa e si gira e va a ribloccare un altro giocatore, ci si deve accendere una lampadina che dice attenzione, perché deve lasciare spazio e tempo. Ok? Siccome già il nostro lavoro è abbastanza difficile, ci hanno messo un'altra variabile, che se il blocco, quello che dobbiamo valutare è se il blocco arriva nel campo visivo o no. Allora, campo divisivo è questo, uno di fronte all'altro, semplicissimo. Poi inizia a essere un pochino più difficile, perché se io arrivo con questo angolo, ok, e faccio il blocco così, e lui probabilmente sta così, è visivo o non è visivo? Poi metto un po' così, questo inizia a fare questo movimento, è visivo o non visivo? Capite quanto è difficile arbitrare? E capite che qualche volta possiamo anche sbagliare? Comunque, se il bloccante è nel campo visivo, quindi frontale o laterale, io mi posso mettere più vicino possibile. Il problema è che questo giocatore qui non sarà mai fermo. Quindi noi continuiamo a switchare da fermo in movimento, fermo in movimento, fermo in movimento, e qualche volta ci sbagliamo. E noi io
chiedo a loro qualche volta di fare gli umani, perché gli arbitri giovani sono tutti dei Superman, ma lo fanno per proteggersi. Qualche volta sono anche arroganti e lo fanno per proteggersi, perché non conoscono bene il regolamento. Perché se un vostro giocatore per fare il 70% dei tiri liberi fa 1000 tiri, e loro dovranno vedere 1000 volte questa situazione. Fermo il movimento, fermo il movimento, fermo il movimento. Se il blocco arriva invece qui, ok, lui non mi può vedere. Quindi a seconda di come lui si muove, io gli devo dare spazio e tempo. Gli devo dare lo spazio per fermarsi, oppure gli devo dare il tempo perché lui cambi direzione, perché si presuppone che un giocatore della sua squadra dica occhio al blocco a sinistra. Lui quindi sta arrivando qualcuno, mi posso fermare oppure posso cambiare. Faccio così. Quindi se io faccio il blocco regolare, ok? Faccio il blocco regolare e lui si muove, vai sotto, scendi sotto. Io il mio lavoro l'ho fatto. Ok? Però, giustamente il mio allenatore mi dirà, tu lo devi bloccare quello. Vai qua. Io faccio così. Gli ho dato spazio-tempo? No. Ok? Fallo mio, fallo in attacco. Perché la cosa che noi dobbiamo arbitrare è la possibilità di questo difensore di cambiare direzione, di fermarsi e riprendere a correre. E questo è un nostro lavoro. Adesso vorrei parlare di una situazione che è venuta fuori negli ultimi tempi, anche se chi è stato attento ha capito che è scritto anche sul regolamento. Tiri liberi. Ok? Sapete perché qui c'è una linea e qui no? Colpa nostra perché non la facciamo mai applicare. Perché tu oggi vedi i giocatori, metti in mezzo, sono tutti e due così. Questa linea è fatta in modo che noi abbiamo una barriera, ok, un cuscinetto, non lo facciamo mai rispettare, perché non vogliamo che da qui inizino i problemi. Quello che si sta iniziando a vedere è questo: prima che parte la palla, prova ad andare a canestro, a prendere in balzo, è questo. Prova ad andare. Allora, con quello che ci siamo detti prima, facendo questo movimento, chi è il colpevole del contatto? Lui o io? Io. Benissimo. Abbiamo detto ai nostri arbitri, stiamo iniziando a dire, l'anno prossimo sarà molto... Non vogliamo questo fallo, ok? Ma vogliamo un fischio di violazione sui tiri liberi, perché noi vogliamo vedere i migliori giocatori giocare. La gente non viene a una finale di Serie A vedere gli arbitri che fischiano 100 falli e vedere Teodosic da un lato e Napier dall'altro in panchina per 5 falli. Ma soprattutto non lo voglio vedere a nessun livello, perché questo sport qui viene giocato dai giocatori e non dagli arbitri. Questo deve essere chiaro. Se qualcuno si pensava una cosa diversa, non è più così. Ok? La stessa cosa però, e questo mi ha sorpreso molto l'altra settimana,
se c'è un tiro a canestro, poi a canestro, questo è fallo della difesa, per tutto quello che ci siamo detti prima, perché io un giocatore senza palla non lo posso toccare. E se qualcuno inizia a usare termini all'americana, ma io faccio questo, faccio questo, la domanda è stata, ma come fa un arbitro a capire se quello tira a canestro o passa la palla? Scusate, mi sono incazzato come una bestia, perché io non mi sono mai permesso di dire a un allenatore non conosci la regola. Cioè, se un arbitro non riconosce se è un tiro o un passaggio, facciamo fatica. Soprattutto se è un arbitro di un certo livello. Allora, siccome da qui nascono un sacco di sporcizie, tira, ci date una palla, scusa, fai questo. Allora, io difendo così, ok? Tira, tu vai a rimbalzo. Questo è fallo. Senza se e senza ma. Ve l'ho spiegato il motivo. Perché io un giocatore senza palla non lo posso toccare, ma soprattutto gli devo dare spazio-tempo, perché lui è un giocatore attaccante che può andare dove voglio, dove vuole. E il problema è sempre quello. Fino a quando è fermo, io mi ci posso mettere così, ma non lo devo toccare. Se tu vuoi andare a rimbalzo, vai a rimbalzo. Lo so, cosa stai pensando, ma questa è la regola. E siccome questa cosa sta diventando sempre più frequente, e da qui vediamo, vai, scusa, questo, nel cilindro sono, di qua, sono nel cilindro, oppure peggio ancora, vai piano se no ti faccio male, faccio così, questo è fallo. Dimmi Lele. Benissimo. Torniamo al discorso di prima però. Ah, scusa. La domanda è che Lele mi chiede, è l'attaccante che viene verso di me. Fammi ti rispondere prima a questa. Allora, io quest'anno non ho visto un giocatore in attacco che in questa situazione mi passa sopra. Provano tutti a girare sotto sopra. Ti dico quest'anno, Ti dico Lele, ti dico quest'anno. Poi quello che è successo l'anno prima non lo so. Il discorso del body check è diverso. Ok? Quattro anni fa l'Eurolega ha fatto una statistica sui giocatori che prendevano il body check. Un gran numero di infortuni venivano da qui. Ti faccio un esempio. Tilli, te lo ricordi che gioca col Baskonia? Era uno che si metteva qui, girati di spalle. Prova un giocatore, perché solitamente io non è che rollo per andare a canestro, solitamente cerco la palla, quindi torniamo al discorso che non è il mio campo divisivo. E lui che faceva? Vieni piano, guarda la palla là, lui arrivava e faceva boom, così, boom. Lui, Liul, ci sono giocatori italiani che lo fanno quasi sempre. In tutte le serie, perché poi logicamente se lo fai in A1, un mese dopo lo fanno in A2, due mesi dopo lo fanno in Serie B e poi lo fanno in C-Gold e in C-Silver. Su questa cosa qui è come il blocco, cioè se lui non mi vede, io gli devo dare spazio e tempo, ok? Il problema che abbiamo noi è che però qui lo stiamo risolvendo, è che un arbitro che sta o col triplo o col doppio, sta sempre qui, noi gli diciamo in queste situazioni guarda la difesa. Ok?
Qui per noi arbitri è più semplice su questi tipi di situazioni, oppure sul contropiede arrivo, so che, faccio un nome a caso che così capisco, Tavares, che non è il più veloce di tutti, ok? Siccome poi è anche grosso, va a finire che sono piccolo piccolo, mi ci metto, non gli do lo spazio e distanza, lui mi viene contro, ma io non gli ho dato spazio e distanza. E quindi se c'è un contatto falloso sono io il responsabile. Se io sto qui e Tavares entra e io gli ho dato spazio e tempo e Tavares entra nel mio cilindro, boom, fallo in attacco. No, no, la condizione è se capita questa distanza lui c'ha tutto il tempo per cambiare. Il problema è che io provo a mettermi il più vicino possibile. E siccome abbiamo per regolamento minimo un passo, massimo due, se io non sono in questo range, uno o due, chi lo decide? Perché un passo di Llull è un passo di Llull, un passo di Tavares è un passo di Tavares. Dimmi. Allora, non lo dico io, lei lo dice il regolamento. Sul regolamento non dice quanto è lontano dal canestro, quanto è vicino. Dice che è un giocatore difensore. Così non può toccarlo. Mi posso mettere vicino. Quindi, io non penso che, se come dici tu, questo qui viene contro di me, boom, così, e fallo suo. Ma tante volte noi vediamo che, anzi, quasi sempre, voi glielo dite, ma poi usano le mani. Ok? Soprattutto se c'è un mismatch, che io sono piccolo e lui alto. No, facciamo così. Lui prova a andare la palla, io mi metto così. Fallo. Che differenza fa così? O così? Questo giocatore qua non prenderà mai l'imbalzo, anche se io sono 1,90 m e lui è 2,10 m. Se io sono di schiena, il regolamento mi dice che io lo posso anche toccare. Non lo posso spingere, ok? Com'è? Sì, è fallo, ok? Io posso bloccare, ma non lo posso spingere indietro, ok? È logico che lui non è che si fa spingere, e quindi boom. Però, soprattutto, non possiamo fare che lui è in aria e io che sono 1,50 m lo sposto dove voglio. Quindi sempre qui il discorso, l'arbitro guida, deve arbitrare la difesa e deve guardare per terra. Ma se parli così, di un tagliafuori così, quale... Perché se il tagliafuori è così, lo prendo io il conto. Sì. Scusa, mi dà il microfono. Dove? Qua, oh. Lele. Dove è andato? Sbagliato l'uscita. Per poter, se stiamo andando, si incade. No, perché l'attacco cerca il contatto. Per esempio, sicuramente la difesa, è chiaro il concetto che tu dica che l'attaccante senza palla non può, ma per esempio un pick and roll centrale o un qualsiasi tipo di pick and roll dove la difesa decide o è costretta ad andare sotto. Questo è un altro. Questo il contatto lo cerca l'attaccante. Perfetto. Però ti dico ancora di più. Sì. Non semplicemente in un'azione dove la difesa prevede semplicemente di andare sotto,
Ma per esempio io faccio un cambio difensivo, la prima cosa che io dico al difensore sulla palla è di andare sotto, sì, e di limitare la profondità del... Sì. L'attaccante, faccio un nome a caso, Melli, è maestro di prendere vantaggio dal contatto. Ma perché proprio Melli? Cioè, dammene un altro. Perché lui secondo me è proprio bravo. È perfetto. E allora, come allora se tu metti insieme tutte queste cose qui, l'attacco... Però io prima ho detto a loro, quello che fa Melli, e come fanno tanti altri, quelli che fanno il pick and roll, blocco, è come se faccio un riblocco, solo che faccio il roll e vado a canestro. Mentre mi muovo, io mi sto muovendo. Quindi se c'è un contatto e quel giocatore mi passa dietro e io lo blocco così, è fallo in attacco. Giusto? Sì, è vero, però scusate, interrompo. Vieni due, un bianco, un difensore. Quello che io contesto è questo. Sì. Difendi. Io faccio il blocco. Prendi la palla. No? Sono in un'azione di blocco. Io, sì, quello che ti dicevo, sì, non è vero che è sempre la difesa a cercare... No, il contatto per prendere il vantaggio, ma anche l'attacco, perché lui per scelta il suo allenatore decide di passare sotto, sì, ok? E io quando lui va io faccio questo. Beh, Lele, scusami, e aspetta, no, la mia abilità, non è questo, è fallo, è la stessa, cioè non c'è mai. Io ho detto a loro, quando faccio il blocco e il blocco non ha successo, io vado per fare un riblocco, fare questo bene. Ma ti dico ancora di più. Bene, questo è fallo che sì, non è mai fischiato. Beh, mai no, insomma. L'altra cosa, io decido mai. Abbastanza. Mai. Ma diciamo come sta. Qualche volta non è fischiato. Gigi, perché l'altra cosa. Lele, però allora ti dico una cosa, se diciamo abbastanza, cioè non è mai fischiato, non va bene. Se mi dici volta. Ho sbagliato. Se mi dici qualche volta, no, siamo amici. Sì. No, ho abusato. Logicamente sto scherzando perché ti conosco abusato, da troppo tempo. L'altra cosa che però è analoga, io organizzo la difesa del cambio, per cui cambio e sul cambio io lo faccio andare sotto. Sì. Bene, lui ha vantaggio di tempo e di spazio perché si mette lì, non mi dà contatto. Sì. Cosa fa l'attaccante esperto? Gli gioca addosso. Fallo lo stesso, questo è fallo. Ma di chi? Tuo, perché tu... Lui c'ha prima di te, sta prima di te, giusto? Se tu vieni verso di me e ti ho dato un metro, perché sì, tu parti da fermo, e io gli vado sopra, e fallo. Ma fallo, non è che io vado sopra, io cerco contatto, lo tengo, vieni, e lavoro così. E fallo dell'attacco. Questo lo fischiamo molto di meno, Lele, non scusa. Non si snatura il gioco? Scusa. Non si snatura il gioco? Perché? Gigi? Perché? Se io voglio arrivare... La bellezza del nostro gioco è che è un gioco di contatti. Ma il regolamento è fatto per essere uno sport di non contatti. Perché tutte queste cose qua, se non avete la palla, non vi potete toccare. Quindi io faccio così, ok, sento questo, che lui c'è, lui ha diritto a stare qui? Ha diritto a stare qui? Sì, certo, o no? Certo. Ok, allora io faccio così, giusto? Allora dimmi quella differenza quando ti ho fatto vedere il tagliafuori qui, certo, e ti porto fuori. Esattamente. Sono due cose uguali, quindi fallo lì e fallo qui. Per cui questo fa l'attacco? Questo qui sì, quello lì è fallo della difesa. Stessa cosa. Dimmi. Allora mi permetto di dire, è Dipende, una negazione, allora, del gioco interno. Allora, dipende anche, allora, il problema è un altro, ti ripeto. Quando parliamo di 2 metri contro 2 metri, prova a spingere. Io provo a tenerlo, ok? Ma se lui e siamo al contrario, ok? Prova a tenermi. Ti sembra una cosa regolare questa? Scusa, se fallo questo, ma perché non deve essere fallo questo? Attacco e difesa. Ma infatti è questo che io dico, è questo che nella fotografia globale della cosa io dico,
La pallacanestro è un gioco di contatti dove ovviamente la fisicità ha una sua componente. Se noi togliamo tutto questo, spostati un po' più. Scusa, se noi togliamo tutto questo, è sicuramente noi favoriamo il gioco e alziamo il livello. Ammesso che, mi permetto di dirti, Gigi, a qualsiasi livello questo tipo di contatti sono estremamente difficili da giudicare. E ogni arbitro ha una misura diversa, ma non dico in Italia, secondo ovunque. Ma soprattutto perdiamo una parte bella del gioco, che è quella di effettivamente arrivare a prendere un vantaggio dell'Olanea e fare un canestro facile. Benissimo. Quindi mi sembra, sbagliando, che è vero che tu dici è la regola, però snaturiamo un po' tutto il gioco, cioè diventiamo un po' un gioco più vicino alla pallavolo che fare alla pallacanestro. Ok, tua opinione, perché noi sì. A pallavolo non ci arriveremo mai, se ti senti il presidente ti straccio la testa. Certo. Quindi. Allora, noi abbiamo un'esigenza adesso, con i giocatori sempre più veloci e sempre più grandi. Non dobbiamo fare che questo invece della pallavolo diventi il rugby, ok? Perché se io sono lui, ok, cosa può fare lui per fermarmi? Cioè, o mi dà una gomita, una ginocchiata, oppure scompare. Lui può fare. Scompare. Ma lui può fare delle cose. Sì, ho capito, ma se lui si mette qui, lui ha diritto a stare qui. Noi stiamo insegnando ai nostri arbitri, scusami se ti tratto come un sacchetto, ok, noi stiamo insegnando ai nostri arbitri, ok, palleggio, tu difendi. Questo è fallo in attacco. Tu mi dici, ma questo ho capito, però sai qual è stata la reazione di non fischiare questo? Che io faccio così e lui fa flopping e voi vi incazzate. Allora dobbiamo bilanciare le due cose. Vogliamo uno sport dove tutti quanti si fregano a vicenda, oppure vogliamo uno sport dove... No. Noi quest'anno, allora l'anno scorso, in Eurolega, perché c'è stato richiesto da un allenatore, oltretutto italiano, abbiamo fatto una cosa molto al di fuori della regola, che se lui mi spinge, io posso spingerlo, ok? Posso spingere. Addirittura posso mettere, allargo un po' le gambe, posso mettere questa gamba qui. Per te niente, per il regolamento questo è fallo. Per me è fallo. Invece non l'abbiamo mai. E se tu vedi in Eurolega l'anno scorso e quest'anno, qui si sono viste molte meno sporcherie. Ok? Per una semplice ragione, Gigi. Dimmi. Non ci sono più giocatori di post-up. Ma ci sono molto più piccoli dove i contatti sono completamente diversi. Scusa Lele, ma non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Non abbiamo centri. Ma che giocano qua, spalla a canestro, certo. Ce ne abbiamo una valanga in Eurolega. Sì. E sono della stessa taglia, no. Ok? Quindi, su richiesta degli allenatori, ripeto, noi abbiamo dovuto subire questa cosa qui. Ok? Fino a quando non faccio così? Questo è fallo. Ma se io metto questa gamba in mezzo, noi l'anno scorso non fischiavamo e neanche quest'anno hanno fischiato. Questo è fallo per regolamento. Quindi? Quindi non l'abbiamo fischiato. Ci siamo messi d'accordo tutti e non lo fischiamo. Quindi, perché? Perché se io permetto all'attaccante di fare questo, dobbiamo permettere al difensore di difendersi. E se io faccio questa cosa qui, noi abbiamo detto ti metti così e resisti. Se ti metti così è fallo. Però tu, Gigi, prima hai detto una cosa, secondo me, molto seria. Che, una sola? No, io ho notato questa, no, non è provocatorio, Gigi. No, sai. Che tu dici ai tuoi arbitri di guardare i piedi. Sì. Se io sono attaccante e come qui, come lì, così in modo, e questo vale per l'attacco, io cerco il contatto, ma io nel cercare il contatto io faccio questo. Okay. E io muovo i piedi per prendere un vantaggio e lui non reagisce. Io se ho questo contatto, pensando appunto agli atleti che abbiamo, fa parte del gioco. Questo fa parte però, del...
guardi dove metti i piedi. Però ti voglio dire, questo fa parte del gioco e sono d'accordo, ma che io prendo che sono un metro, allora lui fa una cosa regolare, lui sta qui prima di me, ok? Sta qui prima di me, io lo prendo, logicamente se adesso faccio quello che fai tu così non lo fa nessuno, perché noi fischiamo fallo subito. Bene. Allora dimmi che differenza c'è tra questo e quello che mi hai fatto vedere tu. Io arrivo qui, lo spingo e poi metto qua così. È regolare questo? Per te? Sì. Per noi? No. Mi dispiace. Perché, scusami, io non vedo che differenza faccia. Che differenza faccia? Se faccio così... Cioè, secondo te questo è regolare? Secondo me è... No, non faccio questa cosa qua. È irregolare. Ok. Cioè, lo assumiamo. Sì, lo so. Però... Lo so. Purtroppo è così però. Perché se dopo noi diciamo questo però è il gioco che va così, e poi non ci possiamo lamentare se lui che sta qui e non si può muovere, quando mi arriva la palla, mi salta addosso, io fischio fallo a lui. Sì, però mi permetto. Perché poi è quello che, cioè, è l'inizio del nostro, dopo finiamo perché siamo noiosi. Ma è lo stesso concetto di là, se lui cerca il contatto, perché l'attacco cerca contatto e io ho vantaggio. Nel momento che lui mi dà contatto, io non posso fare questo, però io posso fare questo. È un gioco di posizioni, giusto? Scusa, vienimi davanti, vieni giù, lui scende, io lavoro, vieni, senza usare le mani, okay. Abbassa le chiappe e spingimi, ok? Io che cosa faccio? Faccio questo è quello che devo fare, no? E ho contatto, lui cerca un contatto, io tolgo il contatto e cerco di riguadagnare un vantaggio. Adesso io cercherò di fare quello che devo fare. Lui ancora cerca il contatto perché sulla mia schiena ha contatto. Sì. Questo è una cosa che insegniamo. Sì. Secondo me è anche il bello del gioco. Poi se tu mi dici questo non è più lecito, assumo. Allora, di conseguenza, ti ripeto, insegneremo delle cose. Allora, diverse. Prima cosa, se mi fai vedere, mi mandi una clip dove lui sta qui e io faccio così. Se mi trovi un difensore che riesce a fare questo qua così e me la fai vedere, io apprezzo, ok? Perché ti ripeto, le sporcizie iniziano qui, certo, in questa certo. Cosa qua. E ti ripeto, noi abbiamo necessità di capire se vogliamo un gioco duro o sporco. Sporco, secondo me, diventa, scusa se sì. Ti controbatto. Se non fischiamo. Sì, ma diventa sporco se tu fai qualcosa che, come vedevamo prima, è fuori dal regolamento. Questo è un corpo a corpo di un contatto legittimo dove l'attaccante cerca di prendere un vantaggio, il difensore cercherà di fare un'altra cosa e di conseguenza uno dei due prende il vantaggio. Se questa secondo me è l'essenza del gioco, in qualsiasi che tu lo faccia con il contatto o meno, è l'essenza del gioco. Poi è vero che in queste situazioni qua il lavoro dell'arbitro è molto complicato e secondo me, almeno guardando dal di fuori quello che succede, questo tema qua è molto a opinione, certo. non è molto, cioè l'arbitro esperto, tu l'anno scorso facevi vedere delle clip dove i tuoi colleghi pensavano fosse un fallo clamoroso dell'attacco, invece no, non era un fallo perché era l'azione tecnica di gioco. Questa è un'azione tecnica di gioco. Io prendo un vantaggio, il difensore dovrà fare qualche cos'altro. Certo, ci sarà da rispettare la regola dello spazio e del tempo, però mi permetto di dire, è anche il bello del nostro gioco. Sono in parte d'accordo con te, però non sono d'accordo quando dici che questo è legale, perché parte dal discorso che se il difensore sta prima di lui, quindi che deve fare l'attacco? Deve girare. Se tu mi dici prendo il contatto e poi faccio così e lui
Allora un altro discorso, se quel discorso che tu fai piede avanti, piede dietro, piede avanti, lo fa l'attacco per primo, cioè quando sento il contatto, invece se io sento il contatto e uso il corpo per fare quello, è come un tagliafuori. Tu... Allora ti dico, ok? Non è questo il giocatore che io vado a prendere, io faccio il roll, vedo questo, mi ci metto così, è un discorso. Ma se io inizio da qui a spingerlo e lo porto lì, ok. Ok, no, se lo trova qui sono d'accordo con te. Sì, ma lo cerca, ti ripeto, lo cerca, ma lo dovrebbe trovare qui. Se lo trova qui perché io sono in una posizione e non ce lo voglio far andare di là, ma scusa, come fa a essere legale? Ok, cioè se io lo trovo qui, allora se io faccio il blocco, rollo, lo vedo che sta lì, prima dello smile, vai un po' più dietro, fermati, prima che lui viene faccio così, lo blocco e lo prendo, è un discorso, posso anche spingerlo un po', ma se io da qui me lo trascino 3 metri indietro, mi hai fatto sudare. Io direi che di questi incontri ce ne vorrebbero tanti in più, perché è evidente che dal confronto tra la tecnica degli allenatori, l'interpretazione delle regole da parte degli arbitri si possa... Scusa se ti interrompo, questa non è un'interpretazione, questa è la regola. La regola, come giustamente Gigi mi riprende quando non uso i termini esatti. Sembra un professore di scuola. Vuole giustamente, esistono delle regole e noi dobbiamo essere capaci, uno, di conoscerle e due, di applicarle. Però le dobbiamo conoscere. Non è facile per i giovani arbitri che vediamo lassù, non è facile per noi, perché indubbiamente io raccontavo a lui che Illo Tempore, quando ero giovanissimo, Traguzzi mi diceva: parte un tiro, vedo cosa fa l'attaccante, prendo contatto con l'avambraccio, poi se lui viene davanti lo tengo, se lui invece viene dietro giro e faccio il tagliafuori. E questo veniva insegnato quando eravamo noi giovani, tanti anni fa. E questo giustamente non si può fare, è completamente fallo. È Credo chiaro che non noi si poteva fare manco a quei tempi, però. Però per anni è così. Dobbiamo trovare un modo di collaborare, secondo me. La presenza di Gigi è molto importante in queste occasioni. Io ogni qualvolta sarà possibile, sia come USAP sia come CNA, perché io ogni tanto ho una maglietta, un cappello differente, è necessario coinvolgere gli arbitri e gli allenatori, perché solo in questo modo alla fine riusciamo a trovare una collaborazione. Loro sono indispensabili per il nostro gioco e noi dobbiamo trovare il modo di colloquiare, perché sennò non andiamo da nessuna parte mettendoci gli uni contro gli altri. Ringrazio moltissimo Gigi. C'erano altre domande? Pino vuole fare qualcosa? Grazie a voi.